Questa è la sua casa, questa è la sua gente, e lo sta a testimoniare la sua presenza a Piedimonte in occasione delle celebrazioni della festa del nostro Santo Patrono. Ella ha sempre dimostrato un particolare attaccamento alla sua terra, alla gente che ha visto nascere la sua vocazione, che ha seguito con attenzione ed affetto il suo cammino nella Chiesa sin dall'ordinazione sacerdotale che ella ha voluto avesse luogo nella nostra Chiesa Madre. E questo attaccamento ha ripetutamente dimostrato negli anni, anche partecipando con costanza alle celebrazioni del nostro Santo Patrono, presidendo come presbitero prima e quindi come vicario le funzioni liturgiche. Essendo figlio di questa terra, ne conosce la realtà, i pregi, i lati negativi, i bisogni e la generosità che sa esprimere, gente laboriosa la nostra e di profondi sentimenti religiosi, e sono sicuro che in cuor suo non potrà esserci differenza tra la comunità della diocesi di Patti, cui è dedicato il suo servizio, e quella di Piedimonte che vorrà ricordare nelle sue preghiere. In un momento in cui i valori della solidarietà sono messi a dura prova da comportamenti e da impulsi egoistici, i giovani reclamano la speranza di un futuro dignitoso e con meno incertezze. In un momento così difficile in cui chi ha meno chiede attenzione e ascolta, chi soffre si aspetta sostegno e comprensione. Tutti noi abbiamo davanti un compito urgente e faticoso: far sì che nessuno rimanga indietro, nessuno rimanga solo. Lei certamente darà a tutti più forza e ancora più coraggio, sostenendo e accompagnando con la sua preghiera lo slancio di tutti coloro che ogni giorno nella nostra comunità hanno scelto di testimoniare la loro fede cristiana o il loro impegno civile, mettendosi materialmente al servizio di chi ha più bisogno. Oggi è una giornata particolarmente bella, una giornata di festa per l'intera nostra comunità, a cui viene data un'emozione grande, quella cioè di accogliere con gioia ed orgoglio un proprio illustre concittadino che ha saputo dare testimonianza di una vita dedicata al servizio della Chiesa e del prossimo. Per quanto detto, le rinnovo il benvenuto ed esprimo l'augurio di tutta la comunità piemontese, affinché il suo ministero sia foriero per la diocesi di Patti di frutti preziosi in termini di solidarietà, condivisione e vicinanza. Sicuro anche che grazie al suo aiuto tali frutti possano ricadere anche sulla nostra comunità e che tale suo impegno possa illuminare il nostro cammino. Io come personalità politica che durante il mio percorso di vita si incrocia, diciamo, con la nomina direi vescovo di Patti, nomina fatta dal pontefice Francesco, che poi sta dando un impulso alla Chiesa notevole, diciamo, la Chiesa più vicina alle persone, più vicina ai problemi della gente. E credo che lei sia un dignitoso rappresentante di questa volontà di Papa Francesco. Quindi mi ritengo fortunato in quanto e la sua comunità e questo consiglio comunale dà il saluto a un suo illustre cittadino che per la prima volta di Piemonte ha un vescovo, una persona così autorevole che non si era mai verificato. Quindi, al di là di tutte le parole che possiamo dire in queste circostanze, le possiamo augurare un buon lavoro e un benvenuto a Piemonte. Grazie. Quando la comunità di Piemonte ha appreso della sua nomina ha esultato, e lo dimostra la grande partecipazione dei cittadini piemontesi alla cerimonia che si è svolta a Tindari. Ha gioito perché per la prima volta nella storia del nostro paese un figlio di questa comunità approdava a una carica di così grande prestigio nel mondo ecclesiastico di nostra sacra romana chiesa. Un figlio di questa comunità che tutti ricordano giovinetto, tra l'altro ha servito in messa tra i credini dell'altare della Chiesa Madre del nostro paese. Io stesso ho impresso nella mia mente la sua figura esile, avvolta nell'abito talare nero da chierichetto. La sua presenza ci onora doppiamente. La sua presenza alla festa più rilevante, la festa del Santo Patronimo, San Ignazio, dimostra il suo attaccamento al paese nativo. E di questo gli siamo grati, così come le saremo riconoscenti in futuro per tutto ciò che di importante potrà fare per la nostra comunità. La sua presenza in Consiglio Comunale qui questa sera riveste un evento ufficiale che coinvolge lo spazio di discutere tra loro le anime di questa comunità.
comunità che si è mostrata sorpresa e turbata. Allo stesso modo, così come ebbe a dire nella seduta del 21, pur non condividendone la scelta del trasferimento, la Chiesa, nella sua autonomia è legittimata all'autodeterminazione, pertanto è libera e responsabile delle proprie azioni. Rinnovo il saluto e colgo l'occasione per rinnovare gli auguri di una lunga e prospera attività pastorale a servizio di tutta la comunità cattolica. Grazie. Rappresentano per tutti, in ogni settore della vita, l'unico modo per raggiungere traguardi assai importanti. E per questo ho gioito, perché esempio per tutti noi e per i nostri giovani. Oggi sei chiamato a ricoprire un ruolo di grande importanza in un tempo di grosse difficoltà che riguardano tutte le sfere, prima di tutto quella morale, perché a se spesso ormai tantissimi concittadini hanno perso di vista quelli che sono i valori fondanti del vivere all'interno di una comunità. Ancora a rivolgermi come dovrei, magari in chiesa di Rotto, sua eccellenza, come giusto che sia, però questo mio modo di porgermi così amicale vuole essere semplicemente il segno di come la nostra comunità ti sente ancora nostro, come facente parte di quella che è stata la collettività che ti ha visto nascere, ti ha visto crescere. E io dico sempre che porterai certamente dentro di te un po' di piedimonte che costituirà la base che ti permetterà di operare benissimo, come certamente farai. In fondo la tua nomina è la conferma anche della bontà dell'intuizione del nostro vescovo, che sempre ti ha tenuto particolarmente vicino e ha valorizzato la tua persona, proprio perché da sempre ha creduto in te. Il fatto che tu sia riuscito a ottenere un riconoscimento fa onore anche al nostro amatissimo vescovo. Io non aggiungo altro per non tediare i presenti, però ti posso dire che veramente oggi per noi è un giorno di festa, un giorno di gioia che ci stai in questo momento di comunità civile e religiosa. Civile perché in questa prima parte, in questo luogo simbolo rappresentativo della nostra comunità, comunità dal punto di vista politico ma anche sociale, tradizioni, cultura, tutto converge e dà un'identità alla nostra comunità. E sono grato, signor Sindaco, per l'invito che mi ha rivolto, per le parole di saluto e di augurio, Presidente del Consiglio, agli altri consiglieri che con tanto affetto sono intervenuti formulando gli auguri per il ministero che sono chiamato a svolgere nella Chiesa di Padova. Sono tanti i legami con la comunità di Piedimonte, legami naturali, legami familiari, legami di amicizia, legami sociali, relazioni interpersonali, e gran parte della mia persona è stata costruita attraverso esempi di persone che ho ricevuto in questa comunità. Sin da piccolo ho fatto esperienza di appartenenza ad una comunità civile e religiosa, ad una comunità che ha saputo dare il meglio di sé e ha saputo donare tanti valori, valori che richiamo anche oggi nel compito che sono chiamato a svolgere, valori che mi sono stati trasmessi da tante persone che ho incontrato sin dalla mia fanciullezza, persone che oggi magari non ci sono più, ma che ricordo, e anche tanti di voi. Voi ho condiviso tanti momenti, compagni di scuola, c'è qui il sindaco, anche esperienze nella parrocchia come ministrante,
e tante altre persone che oggi rivestite un compito impegnativo, quello di essere rappresentanti del popolo, bisogni dei cittadini, e per dare risposte bisogna conoscere le attese dei cittadini. Come conoscete le attese? Stando vicino a loro. State vicino alla gente, anche se non potete risolvere tutto, perché non tutto è possibile e non sempre ci sono le risorse e gli strumenti per affrontare e risolvere tutti i problemi in modo idoneo. Però stare vicino, ascoltare, già questo è un modo di dare risposte. Risposte che dicono sostegno, che dicono vicinanza. E in questi mesi, lo avete appreso anche probabilmente dalla stampa, sono dovuto intervenire più volte perché nella mia diocesi, più di 20 comuni, ci stiamo confrontando con di questi ragazzi che vengono dai paesi di migrazione, vengono da noi, sbarcano in Sicilia, e molti sono inviati e accolti in diversi comuni della mia diocesi. E non è facile gestire, non è facile per tanti motivi. Ho insistito molto tra prefetture e comuni di una collaborazione, ma anche responsabilità, perché non si tratta solo di mandare persone e di accoglierle, ma anche di sostenerle, incoraggiarle. E ultimamente sono stato a visitare alcuni centri dove ci sono questi giovani, la maggior parte, che portano ferite, che chiedono aiuto, che chiedono accoglienza. Non si può attuare la politica del rifiuto o della chiusura, ma sono persone come noi. E non ho mai usato il problema, la parola problema, perché non sono un problema, è un fenomeno che non è più emergenza, che è diventato strutturale ormai, che si rinnova e si ripete sempre, e purtroppo non riusciamo ad affrontarlo. E la Chiesa sta avendo un compito importante, perché aiuta, sostiene le amministrazioni comunali, aiutando attraverso anche vivere, aiutando con il sostegno.